Fino a qualche giorno fa c'era Diego Fanzaga nello studio dell'Eredità. Il giovane campione che aveva conquistato il pubblico del quiz preserale condotto da Flavio Insinda per la sua cultura e i suoi modi gentili e il look un po' alternativo è crollato nella puntata di giovedì 7 febbraio. Ma ha comunque portato a casa un bel montepremi. Oltre 160.000 euro in totale. Ma complimenti a parte non sono mancate polemiche. Diego, che è nato a Milano ma abita a Bologna, è laureato in lettere e si sta specializzando in semiotica e ha il sogno di diventare un insegnante. Su più fronti è stato accusato di essere ultrafavorito dagli autori del quiz. Sui social il pubblico dell'Eredità si era scatenato in affermazioni piuttosto pesanti. In tanti avevano detto che Diego fosse avvantaggiato dalla produzione. Le domande che capitavano a lui, forse era solo un caso, sembravano sempre più facili di quelle fatte ai suoi avversari e i telespettatori hanno 2 più 2. Qualcuno ha persino ipotizzato che i dilatatori che Diego portava nelle orecchie fossero gli auricolari attraverso i quali la produzione suggeriva le risposte. La voce è rimbalzata sui social e Diego, che è un vero gentleman, invece di rispondere arrabbiato, ha postato su Facebook un video che lo ritrae e mette dell'olio di jojoba sui suoi dilatatori. Ora c'è un altro campione all'Eredità. Si chiama Gaetanino, sì, proprio così all'anagrafe, e ha fatto irruzione negli studi Rai nella puntata di lunedì 11 febbraio. Un personaggio, Gaetanino. Simpatico e con gli occhiali retro è finito subito al centro dell'attenzione del popolo di Twitter anche perché, come detto, è arrivato dopo l'era di Diego Fanzaga. Mi state dicendo che Gaetanino è il nuovo Diego? Ha chiesto qualcuno quasi stupito mentre altri si interrogavano sulla sua età indefinibile e altri ancora ipotizzavano che avesse il suggeritore negli occhiali. Fatto sta che ora è Gaetanino a tenere banco all'Eredità dopo essersi imposto come campione lunedì scorso. Peccato che come succede spesso nella trasmissione di Insinna anche Gaetanino sia incappato in una gaffe clamorosa alla semifinale che a qualcuno avrà già fatto rimpiangere l'amatissimo Diego. Domanda del conduttore, chi ha scritto il sonetto tanto gentile e tanto onesta pare. Senza troppe esitazioni, il campione ha risposto Petrarca. Un erroraccio per davvero, con Insinna che sconsolato gli ha fatto notare che era di Dante. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.